Salve ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Ragazzi, oggi spiegherò in dettaglio, quindi farò un breve tutorial dove vi spiegherò come utilizzare la versione schiuma Minoxidil sul viso per infoltire la barba. Per quanto mi riguarda, l'utilizzo per il viso della schiuma è quella che si adatta meglio rispetto al liquido. Perché? Perché la versione schiuma permette di velocizzare quelli che sono i tempi di asciugatura. Un altro vantaggio che ha la schiuma rispetto alla versione liquida è quella riguardo la untuosità del prodotto. Il liquido ha una leggera untuosità maggiore rispetto a quella schiuma. Quindi viso vedo che sia molto più conveniente utilizzarla quella schiuma per chi non ha troppo tempo, quindi di aspettare che si asciughi il prodotto. Io vi consiglio di utilizzare la versione schiuma. La versione schiuma ci consente di essere molto più precisi nell'applicazione, perché ricordiamoci che il Minoxidil 5% è un prodotto che attiva i bulbi piliferi e quindi rischiamo di far crescere peli dove non vogliamo che in quelle zone crescano. La versione liquida, quindi, se non l'applichiamo in maniera corretta, visto che data la sua composizione rischiamo che coli in zone dove non deve darci il liquido, mentre con la schiuma quindi non corriamo questo rischio. Per quanto riguarda l'efficacia, vi ho detto che sono assolutamente gli stessi, non cambia assolutamente nulla. Nulla vi vieta di applicare versione liquida, va bene uguale, ma per quanto mi riguarda ritengo che la schiuma sia molto più, quindi più agevole ad utilizzarla. Ora vi lascerò al tutorial che vi spiegherà come utilizzare correttamente il Minoxidil schiuma. Procedete con l'insaponamento del viso. Mi raccomando ragazzi, passateci un poco più di tempo in modo che riusciamo a togliere tutte le impurità. Il viso deve essere completamente bello pulito. Procediamo con il risciacquo. Prima di procedere all'applicazione del Minoxidil, assicuriamoci che il viso sia del tutto asciutto, quindi che non ci sia più umido. Per velocizzare il processo di asciugatura del viso possiamo utilizzare il fondo, come faccio io. Basta qualche secondo. Il prossimo step è quella di inserire la schiuma all'interno del tappo. Bisogna capovolgere la bomboletta ed inserire la quantità desiderata. In questo caso occorre un ml che equivale a mezzo bicchierino, come in questo caso. Questo è il contenuto che vi occorre per rinfoltire la barba. Un ml è più che sufficiente. Allora, ora vi faccio vedere come si procede con l'assegniamo la quantità che ci occorre. Vi ricordo che dobbiamo utilizzare l'intero mezzo tappetto, passarla sulle zone dove vogliamo rinfoltire la barba. Ragazzi, mi raccomando di massaggiare per bene in modo che il prodotto assorbi, ma con la schiuma ragazzi assorbe subito. Per questo io vi consiglio per la barba, il liquido va benissimo, però secondo me la schiuma è il top. Passiamola. Ragazzi, possiamo applicarlo dappertutto, controindicazioni non ci sono. L'importante ragazzi che se andiamo molto più giù dove non abbiamo necessità di ricrescita, io vi sconsiglio di farlo, perché comunque possiamo avere la crescita di peluria che ci può dar fastidio. Quindi limitiamoci ad utilizzarla là dove occorre. Io per esempio ho un po' di vuoti qui sulla guancia, quindi cerco di applicarla su queste zone, quindi su questa linea. Quindi non mi spingo oltre questa linea. La metto un po' sulle basette, sul mento,
Ragazzi, la schiuma è veramente comoda. La comodità della schiuma è quella che non cola, quindi non perderete nessuna, non la disperdete, insomma, come vi devo spiegare, non si disperde. Andiamo anche sotto. Non ci spingiamo troppo oltre perché rischiamo che crescano dei peli indesiderati. Terzo step è il lavaggio del bicchierino. Non dimenticate mai di sciacquare il bicchierino una volta utilizzata la schiuma. E lasciate che si asciughi.